Ibiza Concetto, buongiorno, siamo a Giulianova. Oggi c'è questa pedalata importante, pedaliamo contro la violenza sulle donne. Sì, buongiorno a tutti. Questa manifestazione è stata rinviata perché era in programma per domenica 24 in occasione della giornata che era il 25, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. È stata rinviata per maltempo, però oggi ci siamo qui a Giulianova in Piazza del Mare. E intanto ringrazio subito l'amministrazione comunale, ringrazio la Commissione Pari Opportunità che ci ha dato il patrocinio, ma soprattutto un particolare ringraziamento va a tutte le associazioni che hanno collaborato per la realizzazione di questa manifestazione all'insegna della lotta contro la violenza sulle donne. È un'idea che è nata dal CME Nuovi Accordi del presidente Armando Iannis, che è un'associazione culturale, però piuttosto che realizzare un progetto musicale, culturale, attinente a questo importante messaggio antiviolenza, ha voluto, in collaborazione con l'ACSI, ovvero questo ente proconzionale di ciclismo motoriale della provincia di Teramo, con il responsabile Raffaele Di Giovanni, ideare questa pedalata aperta a tutti, quindi non agonistica ma semplicemente una passeggiata che sarà portavoce del messaggio antiviolenza. Saremo individuabili perché ognuno di noi avrà un palloncino rosso che è simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, ovvero le scarpette rosse, quindi noi avremo questo palloncino che ci individuerà, ma soprattutto è un messaggio importante proprio perché ogni giorno assistiamo con la cronaca, TG eccetera, delle notizie che ogni giorno una donna muore o viene uccisa oppure viene maltrattata, abusata, violentata dagli uomini. È un messaggio il nostro che vuole intanto sensibilizzare tutti, soprattutto diciamo il mondo maschile, e quindi lo sport, il ciclismo, che è ancora prettamente maschile, è stato un modo per far sì che questa giornata potesse essere vissuta soprattutto da un pubblico maschile che deve rispettare la donna, ma il rispetto naturalmente deve essere reciproco. Io voglio ringraziare tutte le associazioni, come dicevo, intanto l'Enia Club, che con le proprie atlete durante la pedalata faranno delle esibizioni di ginnastica ritmica e quindi intratterranno il pubblico che si avvicinerà qui in piazza, e soprattutto il 50 Fisso Bike Store del presidente Ernesto Mancini, che oltre ad essere partner dell'associazione offrirà alla fine della manifestazione un piccolo ristoro che poi alla fine sarà lietato anche dai ragazzi che sono associati al CM Nuovi Accordi, ovvero il CM Folk, che sono i ragazzi della scuola di organetto del maestro Armando Iannis qui di Giulianova e che allieteranno un po' la fine della manifestazione. Un importante ringraziamento va a Ultimo Chilometro con il giornalista Marco Romani, che è sempre molto sensibile a tutte le manifestazioni sportive del nostro territorio, ma soprattutto a manifestazioni sportive che portano avanti messaggi importanti come quello di oggi, che noi vogliamo appunto portare sulle nostre strade. Il percorso sarà da Giulianova ad Alba Adriatica ritorno in perfetta sicurezza, grazie appunto all'ACSI, ma non solo, grazie anche all'Associazione Nazionale Carabinieri che ci assisterà lungo tutto il percorso e alla Croce Rossa Italiana. Ho dimenticato di dire che tutti i palloncini sono stati sponsorizzati da Non Solo Libri di Giulianova, quindi anche loro hanno accolto il nostro messaggio di appartenenza a questo importante messaggio appunto, scusate, dell'antiviolenza. Living on the wild side, coming off an all-time high. I don't wanna fall in line anymore. Devoted to a reverie, medicated fantasies. I don't wanna fall in line anymore. Armando Iannis del CM Nuovi Accordi, beh, ci siamo, no? Oggi sì, giornata con questa pedalata importante. Ce l'abbiamo fatta, finalmente il tempo questa volta è stato clemente. L'anno scorso rimandammo appunto per la stessa motivazione meteorologica, oggi invece è una bellissima giornata dedicata alla violenza, alla non violenza contro le donne, quindi alla violenza contro gli uomini. Oggi comunque è una splendida giornata, ci saranno tantissime persone, te già hai preparato la musica perché oggi si suonerà anche. Certo, oggi allieteremo musicalmente anche tutta la manifestazione, alla fine con il ristoro verranno i miei ragazzi della scuola del Centro Musicale Europeo con gli organetti e allieteremo un po' a livello popolare tutta la situazione e la manifestazione tutta. La partenza sarà alle 10.
alle 10 qui in Piazza del Mare a Giulianova. Faremo un bellissimo percorso pedalabile su tutto l'arco costiero fino ad Alba Adriatica e al ritorno faremo festa, dai. E ricordiamo sempre, per un fine importante, contro la violenza sulle donne. Esattamente, perché questa cosa dovrebbe essere ogni giorno ricordata. Noi ci mettiamo tutto il nostro impegno e una volta l'anno questa manifestazione di cuore la facciamo per tutti. Buon lavoro. Grazie altrettanto a voi, grazie. E allora, abbiamo anche Gabriel del team Darwin Lupinetti di Teramo, ben trovato, buongiorno, come stai? Sto bene e ringrazio Mauro che si fa questa gingana e ringrazio tutti quelli che l'hanno organizzata e buon divertimento. Allora, oggi si pedala contro la violenza sulle donne, te le donne le ami, giusto? Sì. In particolar modo la mamma? Sì. Vero, vero, vero. Allora, a conclusione, c'è questa gimcana, ne farei parte? Sì. La stagione com'è andata? Andava benissimo, mi sono divertito, ci siamo divertiti, abbiamo fatto le gare, è andata benissimo. Oggi in quanti siete del team Darwin Lupinetti? Ne saremo 20. E quindi un gran bel gruppo. Sì. Buon divertimento. Grazie, anche a te. Miria di Buonaventura, buongiorno, buona domenica. Beh, oggi c'è questa passeggiata importante, no? Con un fine importante, contro la violenza sulle donne. Sì. Sì, lo spirito è proprio quello e noi come gruppo di camminatori spontanei, assieme ai nostri amici animali che condividono con noi la passione di fare delle lunghe passeggiate sul nostro territorio, abbiamo voluto dare un segnale all'amica Elisa Concetto con la nostra vicinanza e per far sì che tutte le donne prendano coscienza di non subire la violenza in alcun modo né verbale né fisica da parte degli uomini. E oggi si andrà a piedi allora o in bicicletta? Noi purtroppo per il fatto che siamo un gruppo di camminatori, quindi manterremo fede alla nostra promessa, cammineremo, e mentre giustamente Elisa e Armando, essendo dei ciclisti provetti, hanno pensato bene di accompagnare gli altri amici e partecipanti con le bici. Vedo dietro di lei altre signore, in quante siete? Il nostro gruppo all'incirca si compone di una quarantina di persone, in grande maggioranza donne, e abbiamo preso un nome che viene ispirato un po' dal nostro luogo, quindi Giulia, in Giulianova, e Gira, perché siamo in giro per 3 giorni alla settimana, anche 4, sul nostro territorio, anche per dare un segnale di riappropriazione del territorio. Bene, grazie per la vostra presenza. Grazie a voi, ciao. Grazie. It isn't too hard to see, we're in heaven. Now our dreams are coming true, through the good times and the bad. I'll be standing there by you.
Abbiamo il gruppo del team Go Fast, iniziamo da Claudio. Claudio, buongiorno, le matacce questa mattina, un'altra volta. Buongiorno, buongiorno. Parliamo di cosa con te? Di multe? Quella è un mio abitué purtroppo, le multe. Quante ne prendi al mese? Adesso poche, perché non andando a lavorare guido poco, anche perché mia moglie si è stufata di pagare le multe e non mi fa guidare più. Però in passato 3 settimane, in un giorno ne ho preso 3. In un giorno solamente. Complimenti. Allora, oggi è giornata importante perché si pedala, c'è questa ciclopedalata contro la violenza sulle donne. È diventata una piaga di questa società. Speriamo che diamo un buon segnale, che le persone, gli uomini diventino più buoni. Vero, vero. Allora, abbiamo anche il presidente del team Go Fast, Andrea Di Giuseppe, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Beh, oggi allora c'è questa ciclopasseggiata con uno scopo molto, molto bello, molto importante. Sì, siamo venuti oggi a questa manifestazione che organizza Armando ed Elisa. Lo scopo di questa manifestazione è importantissimo, anche se dovrebbe essere una cosa normalissima, il rispetto per le donne, però diciamo che è molto importante anche ricordare queste cose. Pedalerete quindi con noi oggi? Ci faremo un pezzettino insieme, sì, dopodiché andremo per il nostro allenamento. Bene, abbiamo un altro atleta del team Go Fast, barbuto, come ti chiami? Mauro Cappelletti. Mauro, ben trovato, buongiorno anche a te. Beh, allora c'è questa ciclopasseggiata, ciclopedalata, sarete con noi per un pezzettino di percorso. Sì, sì, partecipiamo e siamo presenti come squadra perché diciamo il fine è molto importante e noi della squadra ci teniamo, anche perché abbiamo tantissime tesserate di sesso femminile e le rispettiamo sempre. Responsabile provinciale Teramo, Raffaele Di Giovanni, buongiorno anche a te. Bene, siamo a Giulianova, c'è questa ciclopasseggiata importante, si pedala contro la violenza sulle donne. Sì, buongiorno a tutti. Noi chiudiamo la stagione con questa passeggiata che è stata rinviata domenica scorsa contro la violenza sulle donne. Ci sarete anche voi, ci sei anche te, apricorsa. Sì, noi facciamo l'apricorsa e vorrei dire pure ringraziare tutte le donne, perché noi senza le donne siamo persi, non possiamo fare niente. Per quanto concerne l'Axi, l'appuntamento sarà breve perché ci sarà il 13 la festa provinciale. Allora, noi il 13 facciamo la festa provinciale dove andiamo a premiare i vincitori del secondo giro d'Abruzzo e i vari campioni provinciali. Poi diamo un riconoscimento alle società e agli atleti che si sono distinti nel 2019. Bene, buon divertimento e buona pedalata anche a te. Grazie, grazie a voi. Qui a Giulianova, prima della partenza, c'è anche uno stand della Fidas Cuore di Giulianova. Abbiamo il presidente, ben trovato. Ben grazie a voi per l'invito, per essere presenti in questa manifestazione meravigliosa, e anche per la nostra presenza è dovuta al fatto che noi siamo in ogni manifestazione siamo sempre presenti per poter divulgare il dono del sangue, che è una cosa preziosissima e che purtroppo se ne parla troppo poco. Ricordiamo che la FIDAS è l'associazione donatori sangue. Esatto, è presente sul territorio da più di 45 anni, è una delle prime associazioni sorte qui a Giulianova. E riusciamo a essere presenti, come dicevo prima, in tutte le manifestazioni, lavoriamo molto anche nelle scuole.
perché nelle scuole noi cominciamo dalle elementari alle medie alle superiori, in modo da creare la cultura del sangue, che affinché i ragazzi cominciano a conoscere già da prima, da quando sono piccoli, questo problema che è importantissimo per il mondo di oggi. E le persone, la gente come risponde? Risponde molto positivamente, vediamo veramente, abbiamo un gran numero di donatori per Giulianova, riusciamo sempre ogni anno ad avere un trend positivo, sempre in attivo, e sono molti giovani che vengono a donare appunto grazie alla presenza nelle scuole. Bene, oggi siete qui con un vostro stand, ho visto che ci sono delle magliette, dei gadget. Sì, sono tutti gadget da dare, perché serve per fare pubblicità, dare sempre un ampio spazio alla cultura del sangue. E sempre, oggi ricordiamo che si pedala contro la violenza sulle donne. E questo siamo pienamente d'accordo, perché veramente essere violenti verso una persona con la quale bisogna vivere, eccetera, è la cosa più obbrobriosa che possa esistere. Noi siamo inferiori di molto agli animali, perché gli animali a questo punto non ci arrivano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, te sei del team 50 fisso, oggi si pedala. Sì, oggi si pedala, si fa questa bella pedalata proprio per questa violenza contro le donne che ultimamente noi sappiamo, insomma, ne sentiamo tutti i giorni, e quindi è una ottima iniziativa, grazie a Elisa Concetto, come sapete è stata lei la promotrice, e mi fa piacere che anzi sia stata, diciamo, oggi si fa questa pedalata, visto che il tempo l'anno scorso non ci ha assistito, quest'anno speriamo, e quindi il tempo è stato clemente con noi. Lei si dedica soltanto alle ciclopasseggiate o fa comunque anche agonismo? No, io non faccio agonismo, non ho mai fatto agonismo, mi piace la bici, sono un'appassionata di bici e esco con il mio qui fidato amico Guido e quindi oggi facciamo questa passeggiata. Luca, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene. Bene, bene, bene. Allora, oggi c'è questa ciclopasseggiata importante contro la violenza sulle donne, ma poi al ritorno Gymkhana con il tuo gruppo, il team Darwin Lupinetti di Teramo. Sei pronto? Sì. Hai anche un palloncino rosso, lo vediamo. Te sei fidanzato? No. Però ami comunque le donne? No. Come no? Sì. Dai, bisogna amare le donne, no? Dai. Sì. Vero? Buon divertimento. Grazie. Maura, buongiorno, hai appena preso il palloncino rosso. Buongiorno a tutti, sì, come vedete, sono qui per questa giornata contro la violenza sulle donne e speriamo che in qualche modo sia di buon auspicio. E una cosa, sposta il palloncino che non ti si vede. Ok. Adesso sì. Mi vedete. Sì. Dicevo, speriamo sia di buon auspicio e che riesca a diminuire un po' questo brutto fenomeno che colpisce noi donne, purtroppo. Certo che sì. Allora, te sei una ciclista? Sì. Di quale team?
Allora, per il momento non sono tesserata con nessuno. E allora sei sul mercato? Sì, praticamente sì. Dovrei tesserarmi con cicliste.eu l'anno prossimo. Ma sei forte, sei forte? Me la cavo, dai. Dai, veramente? Sì, ho vinto qualche prosciutto qua e là. Ah, beh, ok. Allora, tu allora non ti dedichi soltanto alla ciclopasseggiata, ma anche all'agonismo? Sì, ho fatto l'agonista, ho corso per un paio d'anni, poi ho dovuto smettere perché ho studiato e adesso ricomincerò. E sei arrivata a che categoria? Woman 1, quindi praticamente la categoria che racchiude le ragazze dai 25 ai 30 anni. Ok, però diciamo da piccola, da giovane hai corso? Da giovane ho giocato a pallanuoto, quindi vengo da un altro sport ancora a livello agonistico. E quindi dalle allieve ho fatto le juniores e poi mi sono spostata al ciclismo, ecco. Bene, bene, allora c'è questa ciclopasseggiata con uno scopo ovviamente nobile, contro la violenza sulle donne. Il palloncino adesso lo metterai bene? Sì, come no, lo attaccherò al manubrio e così sarà ben visibile. Ma sei sola oggi o con qualche amico? No, oggi sono da sola. Emilio Francesconi della Scorta Tecnica, buongiorno, come stai? Benissimo, benissimo, oggi bellissima giornata, calda anche. Calda, sei arrivato questa mattina anche con il sottocasco. Eh sì, sì, è vero, però ho tolto tutto, adesso mi spoglio qui. Mi spogli addirittura? Certo, certo. Beh, oggi è la giornata contro la violenza sulle donne, la tua è una violenza vera e propria. Non è vero, mi apprezzano anche, in fondo sono molto apprezzato dalle donne. Ah, complimenti, complimenti. Beh, allora c'è questa passeggiata oggi, ciclopasseggiata importante, te ovviamente il tuo compito sarà quello della sicurezza. Assolutamente sì, importantissima, bellissima questa manifestazione, sarà tutto in sicurezza, sarà una passeggiata, quindi non ci saranno problemi, ci sono le scorte tecniche, ci sono i carabinieri, c'è tutto, quindi in sicurezza faremo questa bellissima manifestazione. La signora Marilena Andreani, presidente della commissione pari opportunità di Giulianova, beh, c'è stata questa bella giornata importante perché oggi ciclopasseggiata contro la violenza sulle donne. Sì, una giornata bellissima e importantissima, soprattutto perché informare, sensibilizzare e coinvolgere sono tre cose importanti. Oggi qui con i giovanissimi che abbiamo avuto ci fa sperare perché saranno gli uomini e le donne del futuro e su loro che noi dobbiamo lavorare. Una bella giornata con tanta partecipazione. Sì, c'è stata tantissima partecipazione, non solo di ragazzini ma anche di uomini e donne, e questo è molto positivo. Voi di cosa vi occupate oltre, diciamo, a delle situazioni come la violenza contro le donne? Allora, la Commissione Pari Opportunità innanzitutto si occupa di tutte quelle discriminazioni e violenze che sono sul territorio. Noi come Commissione stiamo lavorando da anni con le scuole, coinvolgendo sia i ragazzi delle scuole medie e sia i ragazzi delle scuole superiori, perché siamo convinti che contribuire a cambiare la cultura partendo sempre più giovani si possa debellare la violenza. Infatti proprio ieri sono scaduti due concorsi, uno rivolto alle scuole medie superiori della regione Abruzzo, la nona edizione di Filomena degli Castelli, e l'altro, la terza edizione di Esther Pasqualone. Ben tutti ricordiamo la dottoressa che fu uccisa dallo stalker all'uscita dall'ospedale di San Domero, rivolte ai ragazzi delle scuole medie della regione Abruzzo. We'll be right back.
Luigi Albani, il vice sindaco di Giulianova, si è appena conclusa questa ciclopasseggiata importante contro la violenza sulle donne. Sì, ringrazio infatti Elisa Concetto per l'organizzazione, è una bellissima iniziativa per sensibilizzare relativamente alla violenza sulle donne. Sono sempre molto favorevole a questi eventi perché l'obiettivo è quello di veicolare il più possibile il numero del centro antiviolenza, che è il numero nazionale il 1522, e anche per ricordare che in provincia di Teramo ci sono due strumenti fondamentali per aiutare queste donne, che sono il centro antiviolenza La Fenice e una casa rifugio di indirizzo segreto, Casa Maia, che è pronta ad accogliere queste donne e i loro figli in caso di necessità. Oggi una giornata quindi speciale, una buona partecipazione. Sì, sì, assolutamente, anche grazie alla scuola di danza di Lenia Molinis, c'è tanta gente, sono molto molto soddisfatta della riuscita dell'evento. E poi credo siete amiche, no? Con Elisa. Sì, sì, stiamo collaborando anche, stiamo portando avanti anche altri progetti che coinvolgono le scuole, quindi i ragazzi, sempre in materia di violenza sulle donne, sulla necessità di insegnare ai più giovani che la violenza sicuramente non è una risposta. Grazie mille per la collaborazione. Grazie, buona giornata. Sandro D'Annunzio, buongiorno anche a te, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai? Bene, bene, grazie. Stamattina levataccia, no? No, no, non è stato una... Di solito mi alzo sempre presto la mattina, quindi per me è normale prassi. E quindi, va bene. Oggi c'è questa ciclopasseggiata contro la violenza sulle donne. Sì, infatti è un evento molto importante a cui tenevo a partecipare. Sono contento di partecipare. E quanti siete? Siete in parecchi? Siamo intorno alla quindicina. È un bel gruppo, un bel gruppo. Sì, sì, un bel gruppo. Siamo molto affiatati e ringraziamo il presidente Vladimiro D'Ascenzo per averci dato la possibilità di pedalare con lui. Che poi ti è anche parente. Sì, sì, infatti, mio cognato. E come cognato lui? È bravo, è bravo. È bravo. Bravo come meccanico, come biomeccanico, è bravo, veramente bravo. Vabbè, lui oggi non ci sarà, immagino. No, credo di no. Oggi ha altri impegni. Va bene, buona passeggiata. Grazie mille, grazie a tutti. E abbiamo un gruppo di ciclisti, buongiorno, ti chiami? Davide. Davide, te sei del team 50 fisso? Sì, da come vedi dal pettorino. Bene, allora c'è questa ciclopasseggiata importante contro la violenza sulle donne. Sì, ho voluto partecipare a questa cosa giusto per essere parte di questa lotta brutta che ci sta, questa cosa sulle donne, che non sono assolutamente d'accordo sulla violenza sulle donne. Bene, c'è questa ciclopasseggiata, oggi ne sarete in tanti, te sei del team 50 fisso, immagino che farei anche agonismo. No. Ciclopasseggiate, quindi? Sì, 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 sì. E quindi ne hai fatte tante quest'anno? Ma alcune, non tante, però alcune comunque. E come mai non ti dedichi all'agonismo? Perché sono vecchio oramai per l'agonismo, non posso. Quanti anni hai? 38. Quindi. Eh beh, insomma, 38. Faccio finta di fare agonismo, ma non è agonismo. Si tiene in forma comunque. Sì, 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 sì. Agonismo è passato l'anno dell'agonismo. La musica in sottofondo del gruppo folk CM di Armando Ianni. Chiudiamo questo appuntamento oggi importante a Giulianova con Elisa Concetto, l'organizzatrice, insieme a tante altre associazioni, insieme al comune di Giulianova, di questa pedalata contro la violenza sulle donne. Sì, si sta concludendo questa manifestazione, questa prima edizione ufficiale finalmente di Pedaliamo sulla strada della non violenza. La pedalata si è
diciamo svolta in perfetta sicurezza, non ci sono stati incidenti né intoppi, quindi è andato tutto benissimo. I ciclisti sono stati tanti, i bambini, i ragazzi che hanno partecipato sono stati tanti, le associazioni hanno risposto veramente in maniera positiva e anche il pubblico qui presente in piazza, quindi io sono veramente felice della riuscita di questa manifestazione, che deve essere soltanto un modo per promuovere sempre questo messaggio importante, cioè di combattere e di far capire che la violenza è solo la voce dei deboli e non dei più forti. Io ringrazio l'amministrazione comunale per averci dato la possibilità di svolgere questa manifestazione, alla Commissione Pari Opportunità, al centro La Fenice di Teramo, che è un importante centro di accoglienza e di aiuto per le donne che hanno bisogno, il CM Nuovi Accordi, l'Axi Teramo, Marco Romani con Ultimo Chilometro, 50 Fisso, Bike Store, la Fidas di Giulianova, la Croce Rossa di Giulianova, l'Associazione Carabinieri, l'Enia Club, Radio G, e io ringrazio tutti veramente di cuore e vi do l'appuntamento al prossimo anno, 25 novembre, giornata mondiale della lotta contro la violenza sulle donne, 50 Fisso Bike Store e Nuovi Accordi di Giulianova. Grazie.